Sì, ci siamo finalmente. Ok. Allora, Marco Brovidieri, è un 3-0 che sicuramente è importante, ma forse sul piano del gioco qualche situazione di ricezione nel secondo set non proprio andata a genio, mi sbaglio? No, abbiamo fatto sicuramente un 3-0 ed è un risultato pieno e sono 3 punti e questa è la cosa più importante. In questo momento in cui noi, è un periodo per noi non facile, nel senso che chiaramente i risultati delle ultime partite non sono stati brillantissimi, veniamo da 2 sconfitte, quindi per noi oggi era una partita in cui anche il lato emotivo e la tensione ha giocato la sua parte. Avevamo bisogno di questo risultato e onestamente ad oggi posso dire che mi interessa meno come è arrivato. Poi se vogliamo fare un'analisi tecnica sicuramente non siamo stati brillantissimi, siamo stati in casa in altre partite molto più brillanti, però è chiaro che se noi abbiamo un momento di difficoltà non possiamo pretendere di uscirne dall'oggi al domani. Ci stiamo lavorando, le ragazze sono state molto brave perché comunque, ripeto, la priorità oggi era fare il risultato e farlo pieno come è arrivato. È arrivato, non siamo stati brillanti, pazienza, ci lavoreremo sopra, sappiamo, crediamo nelle nostre possibilità e sappiamo che abbiamo margini di miglioramento per tornare ad essere quelli che eravamo un mese fa. Parlando anche di tensione emotiva, ho visto anche Camilla Neriotti che a un certo punto se l'è presa con se stessa, poi ha dovuto chiamare time out per cercare un pochettino di calmarla. È così, quando si fa più fatica in generale a fare le cose che fino a una settimana prima ci venivano bene, è normale che un po' di tensione, un po' di nervosismo la facciano un po' da padrona. L'importante è non lasciarsi prendere, perché ci sta che uno si innervosisca 5 minuti, però poi questo non ti deve condizionare per l'intero arco del secondo. È successo, lei comunque sappiamo l'apporto che ha sempre dato a questa squadra, come tutte le altre giocatrici, ripeto è un momento un po' particolare per noi, ci sta un po' di nervosismo, l'importante è poi riuscire a gestirlo. Certo, adesso 2 settimane per continuare ad allenarvi in vista poi della ripresa, quanto affronterete Messina, Marco? Sì, ripeto ancora, questa pausa non mi piace così lunga, perché non fa per niente bene, di pause secondo me ne abbiamo già fatte fin troppo in questo campionato. Però purtroppo questa non è colpa di nessuno, si è ritirato nell'ennesima squadra, il caso ha voluto che noi giocassimo contro questa squadra proprio alla vigilia della pausa già prevista, quindi di conseguenza diventano 2. Ripeto, la prima settimana un po' ci fa comodo perché comunque, ripeto, possiamo recuperare qualche situazione di infortunio o di stanchezza e questo va bene. Però allo stesso tempo senza impegni ufficiali per 2 settimane secondo me non è un bene. Non è colpa di nessuno, cercheremo di ovviare ovviamente organizzando partite migliori. Grazie.